Buonasera e benvenuti al TG. Il 17 luglio è stata inaugurata la 68esima edizione del Festival del Cinema presso l'Arena di Pola e l'apertura ufficiale è stata accompagnata dalla proiezione del film Murina. La 68esima edizione del Festival del Film è stata inaugurata davanti al numeroso pubblico nell'Anfiteatro Romano di Pola. A causa delle misure epidemiologiche, l'arena ha potuto ospitare 1.500 spettatori senza l'obbligo del Green Pass. Data la crisi sanitaria, nell'ultimo anno molte produzioni cinematografiche sono state interrotte, ma quest'anno sono state portate a termine con successo e tutti i film hanno raggiunto il grande schermo dell'Arena di Pola. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione è stata la cantante Mia Negovetic che ha intonato l'inno nazionale. La cerimonia è stata condotta dal famoso attore e presentatore Tarik Filipovic e all'inaugurazione ha presenziato il sindaco di Pola, Filip Zoricic. Pola è grad culture. Pola è una città culturale, Pola è la Roma croata ed è semplicemente una città maestosa che evoca rispetto, specialmente per quanto concerne la cultura. Ieri uno dei nostri critici cinematografici ha affermato che il cinema riassume tutte le arti e ciò ci dà una sensazione speciale di libertà, la libertà di cui dobbiamo sempre parlare. Il film, come il libro, ci dà l'opportunità di viaggiare, di sognare, di fantasticare, di porci delle domande e di dare delle risposte. Ecco perché voglio che vi godiate ogni momento di questa serata. Il programma della serata è stato arricchito dall'esecuzione della canzone d'autore L'amore non ha fine del duetto di Mia Negovetic e Edi Abazi con l'accompagnamento al pianoforte di Matko Bassar. Il Festival del Film è stato inaugurato con la proiezione del film Murina, diretto dalla regista Antonietta Alamat-Kusjanović. Alla vigilia della prima proiezione, i ballerini del Teatro Nazionale Croato Ivan Desaiz di Fiume hanno eseguito la Sagra della Primavera, coreografata da Maša Kolar. Il film Murina ha vinto il premio Camera d'Or al Festival del Cinema di Cannes. La trama si svolge su un'isola deserta e presenta la vita quotidiana di una ragazza di nome Giulia, della sua famiglia e di un suo amico che arriva sull'isola. Il film è pieno di intrighi, passione, violenza, dialoghi, riprese delle bellezze e il paesaggio marino, mentre la musica segue la trama. Vorrei cogliere quest'occasione e salutarvi a nome della regista Antonietta Alamat-Kusjanović, che purtroppo non ha potuto essere presente per la migliore ragione possibile, perché ieri è diventata mamma del piccolo Petrus, quindi le faccio i miei complimenti. È un grande onore essere qui a Pola e sono sicura che lo è per il resto del team qui presente. Su questo palco ci sono stati molti grandi artisti croati, grandi attrici e attori, grandi registi. Il film è piaciuto al pubblico di Cannes, quindi spero che piacerà anche a voi, perché è un evento speciale essere di fronte al pubblico croato.
abbiamo parlato con i visitatori del festival che sono arrivati in gran numero anche dall'estero e si sono dimostrati molto soddisfatti con il programma di quest'anno. Il Festival del Cinema si svolge in 15 location con 90 proiezioni. L'Università di Fiume ha completato tutta la documentazione necessaria e ottenuto tutti i permessi per iniziare lo studio di farmacia. Quindi gli studenti possono presentare domanda per l'anno accademico 2021-2022. Lo studio sarà condotto dalla Facoltà di Medicina e in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università. Iscriveremo 30 studenti a carico del Ministero. Le candidature sono già iniziate, durano fino al 21 luglio e le iscrizioni sono il giorno dopo, ossia il 22 luglio. Lo studio integrato dura 5 anni. Da tutti i revisori abbiamo ricevuto elogi che il programma è innovativo, moderno e rivolto a nuove direzioni. È stato sviluppato in collaborazione con il laboratorio Jadran Galenski, ma anche con la Camera dei Farmacisti Croata. Al termine gli studenti riceveranno il titolo di maestro di farmacia. Sono estremamente ricercati e attualmente scarsi sul mercato del lavoro negli ultimi 10 anni. È richiesto non solo nelle farmacie, ma anche negli ospedali, però anche nell'industria che ricerca questo tipo di personale. Notizie flash. Si è tenuta presso la comunità degli italiani di Pola la regolare seduta coordinativa dei vice sindaci appartenenti alla comunità nazionale italiana. Alla seduta ha partecipato anche la vicepresidente della regione Jessica Acquavita, che ha ribadito l'importanza di tali incontri perché offrono l'opportunità di parlare di ciò che è stato fatto finora e delle attività da intraprendere in futuro. Quest'anno ben 13 alunni della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, che frequentano il corso di lingua tedesca, sono gli orgogliosi titolari del certificato internazionale di conoscenza della lingua tedesca nel parlato e nella scrittura a livello A1. Organizzati come sempre dall'Istituto Goethe di Zagabria, gli esami Fit in Deutsch si sono svolti nelle singole scuole locali, anziché a Zagabria e a Pola. La città di Cittanova ha pubblicato il bando dedicato agli alunni delle scuole medie superiori che risiedono nel comprensorio cittadino e che alla fine dell'anno scolastico hanno conseguito l'ottimo profitto. Si invitano gli alunni a candidarsi per ottenere il diritto al premio in denaro di 1000 cune. Il termine per la consegna è il 16 agosto. Antichi mestieri in rassegna. Questo è il tema della mostra aperta negli ambienti della comunità degli italiani di Cittanova da parte dell'associazione verteneliese Maison Chic, che ha presentato al pubblico non solo una rassegna d'arte a 360 gradi, ma ha reso possibile un tuffo nel passato grazie agli antichi mestieri di una volta. Un tuffo nella normalità, un incontro tra amici di tutte le età. Un attimo da incorniciare, come è stato già fatto dagli stessi autori dell'esposizione con i loro motivi. Ebbene, presso la sede della comunità degli italiani di Cittanova era di scena un'altra parvenza di normalità acquisita dopo il lungo periodo pandemico con la graditissima apertura della mostra dell'associazione verteneliese Maison Chic. L'appuntamento presso la sede di Via del Mulino in realtà ricalca una serie di mostre di autori nostrani che continuerà anche in seguito, ma stavolta è stato il turno dell'associazione verteneliese, conosciuta anche come I Vecchi Mestieri, poiché gli oggetti esposti erano il frutto di certosine mani che si occupano di pittura, tessitura, ceramica, lavorazione del ferro e del legno. Una mostra a dir poco eclettica, dunque. Tutto caratteristiche che solo i vecchi mestieri, a volte dimenticati, possono offrire. Oltre che arte, l'esposizione ha voluto fare un tuffo nel tempo che fu, quando artigiani, fabbri, tessitori e decoratori davano sfoggio del loro estro creativo con manufatti unici nel suo genere. Ognuno è diverso dall'altro e quando parliamo di artigiani un occhio di riguardo va anche al gentil sesso che ha temprato questa mostra più di chiunque altro. Ma cominciamo dall'apertura. Siamo qui per aprire questa combinazione di mostre che è nata con una bella combinazione perché abbiamo Bocci che ritorna per secondo anno,
abbiamo Diana che è il primo anno, e da collante di tutto questo è arrivato anche la Maison Chic da Verteneglio, che adesso ingloba praticamente tutti gli artigiani, artisti, come li vogliamo definire, e che appunto di tutta l'area del Bugliese, per cui siamo felicissimi di questo. La mostra sarà aperta per 2 mesi, praticamente fino alla fine di agosto. Artisti e artigiani, Glauco Bevilacqua non si è sbilanciato, loro sono 7 e a fare la parte del leone ci sono le signore, coloro che si dilettano nel tessere, coloro che si applicano all'arte della ceramica oppure coloro che realizzano manufatti in pelle sintetico dal grande impatto emotivo. Non parliamo poi dell'arte della lavorazione del ferro e dell'accoppiamento del legno, come dicevamo, frutto di virtù che ai giorni nostri stanno purtroppo scomparendo. A parlare per tutti la loro presidente, Fiorella Kmet, la prima tra gli uguali, tutti però esperti nel loro settore e tutti dotati di un amore innato per il loro mestiere. I manufatti, tutto fatto a mano, paralumi, bamboline, tante altre cose cucite a mano. Quanta fatica c'è dietro a questi manufatti? Non c'è tanta fatica quanto tanto amore per i manufatti. Chi fa le cose a mano lo capisce e sa cosa vuol dire fare le cose con amore. Solo chi fa le cose a mano dunque può capire, agli altri non resta che godere guardando i manufatti proposti. Ma c'è di più, dal momento che tutto l'inventario della mostra cittanovese è pure in vendita. Proprio così, invece di andare a Verteneglio, ora questi manufatti possono venire acquistati anche presso la comunità di Cittanova. Qui non ci sentiamo di parlare di prezzi, ma dobbiamo ridire che si tratta di prodotti d'autore, dunque unici, ed il prezzo va indubbiamente concordato con l'autore stesso, o meglio l'autrice. La mostra resta a disposizione del pubblico, come dicevamo, fino alla fine di agosto, mentre l'entrata alla comunità degli italiani è libera. La casa degli italiani è anche la casa di tutti. Si è conclusa la regata velica Maxi on Pola del progetto Trieste Yes. Vi abbiamo portato nel porto di Pola. La città di Pola è per la prima volta una delle tappe del progetto velico italiano Trieste Yes. Il progetto si è svolto in collaborazione con i circoli velici Uljanik di Pola e lo Yacht Club Adriaco, e ciò ha reso possibile che la città ottenga una nuova attrazione turistica. A causa delle condizioni meteorologiche, la maggior parte delle barche sono state costrette a fermarsi nel porto di Trieste e nel porto di Pola sono approdate soltanto 4 barche a vela. Alcuni di questi ragazzi, che navigano anche privatamente, hanno affermato di non aver mai navigato con queste barche nel porto di Pola. Sono contenti del porto di Pola perché, come si può vedere, mentre fuori il mare è calmo, c'è sempre un po' di vento. Tenendo conto del fatto che oggi navigheranno lungo la nostra costa fino a Rovigno, con delle barche che in genere raggiungono i 14-15 nodi, costituisce una vera e propria attrazione. In questo contesto la nostra città è molto interessante. Le barche a vela hanno intrapreso la rotta del porto di Pola per passare vicino all'hotel Park Plaza e infine hanno proseguito verso Rovigno. Alla regata parteciperanno i più grandi velieri della classe Maxi proveniente da questa parte dell'Adriatico, come Porto Piccolo Prosecco Dock, Ancilla Domini, Idrusa, Pendragon, New Zealand, Cleansport e Fanatic. Si tratta delle più grandi barche a vela dalla lunghezza di 25 metri con oltre 20 membri dell'equipaggio, per lo più professionisti. Non è stata un'impresa facile portare questa classe di maxi yacht nella nostra regione a causa della complicata logistica inerente alle barche, ha riferito Marco Lincic. Ieri abbiamo fatto una bellissima regata con bellissime condizioni, veramente speciali. 18 nodi da sud-ovest, è stato un percorso con una bella partenza da Trieste e poi tutta Bolina fino a Salvore e poi quasi di bordata fino all'arrivo, con poi qua un po' di manovre con i frulloni, con i coziri per arrivare a tagliare la linea. In un posto veramente splendido, magico, ci siamo trovati molto bene, grazie, bellissima ospitalità della città, del circolo, del club della casa degli italiani, siamo stati molto 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 bene. Grazie a tutti per aver potuto partecipare a questa prima edizione e speriamo di ritrovarci il prossimo anno. Ci parla del progetto, quando è nato, com'è nato?
È nato un anno e mezzo fa, perché avremmo voluto appunto costruire qualcosa che desse lustro e visibilità un po' a tutte le nostre aree. Chiaramente il Covid ci ha un po' rallentato, non poco, e fino a febbraio-marzo di quest'anno, aprile ancora, non sapevamo se sarebbe potuto fare tutto quanto. Poi dopo per fortuna i contagi sono calati, la gente comincia a vaccinarsi, di conseguenza c'è stata una liberalizzazione delle cose per cui abbiamo potuto farlo. Questo naturalmente è un anno iniziale, come tale dobbiamo tarare tante cose, anche perché sono 4 eventi e di cui 3 sono in contemporanea, perché ci sono gli Optimist a Monfalcone, ci sono stati gli Chef e gli Skipper insieme a Trieste e poi c'è il Maxion qua a Pola, per finire con una regata popolare domenica tutti insieme. La regata velica continuerà la sua tradizione anche il prossimo anno e tornerà a maggio in occasione della giornata della città di Pola con numerose barche a vela. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.